Sì, buongiorno a tutti, io sono Giorgio Cecco, coordinatore regionale di Fare Ambiente, con incarico anche nazionale che riguarda le problematiche inerenti alla casa. Fare Ambiente nasce una quindicina d'anni fa come associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente. Siamo presenti in tutte, praticamente in tutte le regioni d'Italia con le nostre sezioni. A Trieste, nella provincia di Trieste, quindi Trieste e Duino, siamo attivi dal 2010. Nel corso di questi anni abbiamo fatto tantissime iniziative di sensibilizzazione ambientale, ma anche iniziative all'interno degli enti pubblici. Siamo intervenuti sugli strumenti pianificatori, piano del traffico, piano regolatori, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda appunto le azioni di sensibilizzazione, abbiamo fatto degli interventi di pulizia sia in Carso sia in città, che per quanto riguarda la pulizia fondali lungo la costa. Abbiamo partecipato attivamente al progetto Amare FVG, un progetto coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dove erano coinvolti tanti soggetti, tante associazioni di volontariato per la tutela del mare. E fra l'altro abbiamo ideato Progetto per l'Ambiente, che è un progetto che raccoglie tante associazioni di volontariato, associazioni non solo ecologiste, anche sportive, sommozzatori e di solidarietà, in modo da creare una rete soprattutto per fare gli eventi un po' più importanti e un po' più corposi da un punto di vista di tutela ambientale e di sensibilizzazione in questo senso. Bene, con i nostri volontari abbiamo fatto, come dicevo, tantissime iniziative appunto di sensibilizzazione e proprio di azione sul campo. Abbiamo fatto diverse pulizie fondali con l'aiuto di altre associazioni, di sommozzatori, pompieri volontari, cani di salvataggio, lungo la costa. L'abbiamo fatto a Barcola, a Grignano, piuttosto che a Muggia e in altre parti, proprio per sensibilizzare la tutela del mare e il discorso delle plastiche, quindi una cosa sicuramente importante. Abbiamo coinvolto anche la popolazione, i cittadini, interessante anche il lavoro fatto con i bambini, appunto da un punto di vista di educazione e di educazione ambientale. Poi abbiamo fatto collegato con le associazioni sportive, quindi principalmente con l'Euromarathon, abbiamo fatto una pulizia sia a Muggia delle Noghere che in Basovizza sul Carso del percorso di gara podistica che viene fatta appunto in questi luoghi, proprio per fare un'azione di sensibilizzazione anche in questo senso. Abbiamo trovato dal punto di vista dei fondali, abbiamo trovato diverso materiale, però devo dire la verità, sempre di meno. Quindi nel corso degli anni l'azione sia di sensibilizzazione che di pulizia ha portato a degli ottimi risultati. Mentre sul Carso e per esempio sulla pineta di Barcola ancora abbiamo trovato veramente tante cose. Per quanto riguarda il Carso, un po' di tutto. Anche fra l'altro abiti dei migranti, questo è abbastanza normale, ma anche rifiuti di vario tipo e anche rifiuti importanti. Alla pineta invece, per esempio di Barcola, abbiamo trovato molte cicche, molte microplastiche. Questa è stata un'altra azione che abbiamo fatto proprio di recente insieme ai ragazzi dell'Azione Cattolica. E è stato interessante perché coinvolgere i ragazzi è sempre un fatto di educazione ambientale e civica che ha poi dei risultati e dei risvolti molto molto positivi. Per quanto riguarda il comune di Duino Aurisina, noi da tempo abbiamo una sezione operativa e già tanti anni fa abbiamo iniziato con la piantumazione
di alberi, sensibilizzando soprattutto i più piccoli, quindi coinvolgendo le scuole, come abbiamo fatto a Trieste, abbiamo fatto anche a Luina Aurisina. Mediamente lo facciamo in primavera, per la festa della primavera, perché la festa dell'albero cade in inverno, diventa un po' complicato gestire con i bimbi. E siamo appunto disponibili poi a fare, come abbiamo fatto altre volte, di supporto a iniziative che riguardano pulizia spiagge piuttosto che pulizia del casso anche all'interno del comune di Luino Aurisina. Con l'amministrazione comunale noi siamo presenti sempre ai tavoli in cui si discute e si programma appunto eventi di questo tipo, perché sicuramente c'è grande sensibilità da parte dell'amministrazione comunale di Luino Aurisina. Il rapporto con l'assessore Romita è sempre costante, quindi credo che si potrà fare delle buone azioni anche in futuro in questo ambito. Beh, sicuramente per quanto riguarda Fare Ambiente continueremo con queste azioni appunto sia di sensibilizzazione che all'interno di un rapporto che ci deve essere diretto con l'ente pubblico, quindi è importante nello caso specifico con l'amministrazione comunale di Luino Aurisina, ma in generale con tutte le amministrazioni della nostra regione e con appunto la regione Friuli Venezia Giulia. Noi siamo comunque sempre aperti al dialogo e alla collaborazione con gli enti pubblici, perché è importante avere questo rapporto chiaro per poi discutere delle problematiche del territorio. Quindi sicuramente noi proseguiremo in questo senso, ci saranno tante azioni che faremo ancora, tanti eventi che abbiamo in programma, sia nella pulizia appunto di spiagge del Carso, sia pulizia dei fondali. Credo che in futuro faremo degli eventi, perché abbiamo visto che sicuramente sono più importanti, meno, dove si riesce a coinvolgere più le persone, sono dei micro eventi, degli eventi un po' più piccoli, ma che prendono tutto il territorio. Poi ci sta anche una o due volte l'anno un grande evento, però sicuramente abbiamo visto tutto negli ultimi anni, complice anche il problema della pandemia che stiamo vivendo, il micro evento si gestisce più facilmente e si riesce a coinvolgere proprio le persone del territorio, del piccolo comune, del rione, e questo credo che sarà una prospettiva che dobbiamo vedere nel futuro. Sicuramente poi continueremo l'azione anche attraverso le istituzioni scolastiche, perché è importante fare l'educazione. Fra l'altro un obiettivo a livello nazionale che abbiamo sempre avuto è quello di portare l'educazione ambientale nelle scuole. In questo momento si sta facendo qualcosa attraverso l'educazione civica, eccetera, però qualcosa di strutturato, effettivamente strutturato, ancora non c'è. Fortunatamente sul nostro territorio provinciale, anche nel comune di Luino Aurisina, ci sono noi li chiamiamo insegnanti illuminati, che sono veramente bravi con i bambini, e questo è sicuramente ci aiuta molto, però bisogna fare qualcosa un po' più normato e strutturato anche in ambito nazionale.